Buongiorno, leggiamo insieme questa mattina dal Salmo 119, versetto 162, e dice: Gioisco della tua parola, come chi trova un grande bottino. E ancora Salmo 119, versetto 50, la tua parola mi fa vivere. Messaggero a quattro zampe. Negli anni 20, in un ospedale missionario di Shanghai, in Cina, un cane entra nel cortile e fruga tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Trova i resti di un vecchio libro, li azzanna e se ne va verso il vicino campo militare. I soldati, incuriositi dal bottino che il cane teneva tra i denti, se ne appropriano e iniziano a leggere i fogli di quel libro. Sono parecchie pagine dell'Antico Testamento di una Bibbia in cinese. Quei racconti biblici antichi li colpiscono e i soldati rimangono impressionati nel vedere come Dio da millenni guidasse uomini e donne di fede e anche un intero popolo, Israele. Delusi di non avere il libro completo, suppongono che il cane abbia trovato quei fogli nei pressi del vicino ospedale. Così si presentano al responsabile che è cristiano e gli chiedono: è possibile avere un esemplare di questo libro in buono stato? Lui guarda quelle pagine strappate e poi esclama: è la Bibbia, è la parola di Dio, e si rivolge a tutti noi. Quell'uomo dà loro alcune copie, ma non sono sufficienti per tutti i soldati accorsi. Ognuno desiderava avere un esemplare della parola di Dio. È stato necessario portare altre Bibbie, una seconda e una terza volta. Per un certo tempo, numerosi soldati parteciparono con costanza ai corsi biblici che si tenevano nell'ospedale. E un missionario andava da loro per spiegare più dettagliatamente in cosa consisteva il messaggio dell'Evangelo di Dio riguardo al figlio suo. Romani capitolo 1, versetto 2. Fu così che molti ricevettero Gesù Cristo come loro personale Salvatore e Signore. Che il Signore ci benedica.